L'equilibrio dei fluidi. Libro Lamaldi, punto blu, pagina 142. Che cosa sono i fluidi? Sono i liquidi e i gas. Qui il libro spiega facilmente che cosa è un solido, un liquido, un gas. Equilibrio dei fluidi vuol dire che questi fluidi, cioè gas e liquidi, stanno fermi in equilibrio, non si muovono. Cioè non ci sono spostamenti di masse di liquido o di masse di gas da un posto all'altro. Si parla anche di statica dei fluidi. Se invece ci sono delle correnti con movimenti di masse di gas e di liquidi, allora si chiama la dinamica dei fluidi. Nel caso dei fluidi un concetto fondamentale è la pressione. La pressione esprime il concetto che c'è una forza che preme perpendicolarmente sopra una superficie. E la pressione è definita proprio dal rapporto tra la forza normale, quindi la forza perpendicolare, e la superficie. Si misura, si esprime in newton fratto metri quadrati, forza superficie, quindi newton metri quadrati, che si chiama Pascal, in onore di Blaise Pascal, filosofo e fisico e matematico francese. L'idea di pressione e anche la definizione è intuitiva, perché rappresenta quanto una forza è concentrata su una piccola superficie. Infatti, come si vede anche dalla formula, la forza esercita una grande pressione quando è una forza intensa, quindi molti newton, ma questa forza si scarica su una superficie molto piccola. Vediamo subito alcuni esempi. Qui si vede male, ma questa è l'impronta del mio piede, questa qua, in scala naturale 1 a 1, che io ho approssimato come se fosse questo rettangolo, più o meno l'area è la stessa, e quest'area è di circa 150 cm quadrati. Quindi ho immaginato di calcolare la pressione che faccio io attraverso il mio peso, di 80 kg peso, che si scarica sui due piedi, quindi 2 per 150 cm quadrati. Questi sono io, i due piedi, e portando i chilogrammi peso in newton bisogna moltiplicare per 9,8. Ricordiamo che un chilogrammo peso sono circa 9,8 newton. E poi dobbiamo portare i centimetri quadrati in metri quadrati, quindi 300 diventa 003. Allora questo calcolo fa circa 26.000, diciamo 25.000 pascal, per fare conto paro. Cioè 25.000 newton fratto metro quadrato, che è il pascal. Per capire il significato logico intuitivo della pressione, immaginiamo che io mi metta su un piede solo. Siccome la superficie è di mezza, allora la pressione raddoppia. Infatti se io qua levo il 2, il risultato viene il doppio di prima, viene circa 50.000 pascal, pressione doppia. Quindi dimezzando la superficie raddoppia la pressione. Poi ho immaginato una ragazza sui tacchi a spillo, una ragazza di 50 kg, e ho immaginato che la superficie d'appoggio sia di soli 15 cm quadrati per ogni piede, quindi 10 volte meno dei 150 cm quadrati di prima. Per fare il confronto, questo era il mio piede e invece questa è la punta della scarpa e questo è il tacco, e quindi più o meno è 10 volte di meno come superficie. Allora, calcolando la pressione che fa il peso di questa ragazza che si scarica sui piedi, procedendo come prima, risultano circa 160.000 pascal, quindi un valore molto più grande, un ordine di grandezza più grande rispetto alla pressione di prima. Questo perché la superficie si è molto ridotta. Quindi con i tacchi a spillo si fa una pressione sul pavimento molto maggiore. E infatti fa pure molto più male quando una ragazza ti sale sul piede con un tacco a spillo.